Due spacciatori abruzzesi sono stati fermati sulla statale Adriatica con addosso diverse dosi di eroina. I carabinieri li hanno trasferiti nel penitenziario di Larino. L'Associazione dei costruttori ha rinnovato la convenzione per il servizio telematico, occasione utile per consultare in tempo reale le gare d'appalto. Scade a fine dicembre il premio letterario dedicato allo scomparso cantautore genovese Fabrizio De André. Sono invitati a partecipare studenti e liberi cittadini. Si rinforzano le formazioni dell'Isernia e Agnone, i pentri prelevano dal Picerno Francesco Giraldi, i granata si assicurano il difensore Francesco Campanella. Bentrovati gentili telespettatori, sono stati accompagnati nel carcere di Larino due giovani residenti in provincia di Chieti, arrestati dai carabinieri dopo un controllo sulla statale Adriatica in territorio di Campomarino. I due giovani sono stati fermati dall'alt dei militari a bordo di una Ford Focus e dovranno rispondere di traffico illegale di sostanze stupefacenti. Uno di loro tentava di scappare a piedi inutilmente lungo la strada disfacendosi nella vegetazione di un involucro in cellophane subito recuperato che conteneva 114 grammi di eroina suddivisa in dosi pronte per lo spaccio e che avrebbe fruttato circa 3.000 euro. Ancora cronaca, una discarica abusiva sul lungomare nord di Termoli è stata posta sotto sequestro. Scarti di lavorazione edile, plastica e materiale ferrosi sono stati scoperti in un'area di circa 1000 metri quadrati. Per le violazioni in materia di abbandono incontrollato di rifiuti, il fascicolo è al vaglio della magistratura di Larino. Nella stessa operazione la finanza ha sequestrato circa 7.000 articoli illegali in tre diverse attività commerciali operanti sul litorale molisano. In un momento molto difficile per le imprese edili, l'ACEM rinnova la convenzione per il servizio telematico che consente gratuitamente agli associati di usufruire della banca dati degli appalti. Giuseppe Pittà. Il periodo non è assolutamente dei migliori per le imprese edili molisane, sempre in bilico, pericolosamente, tra lavori non pagati e disattenzioni istituzionali. Intanto, per fortuna, continua l'attività di tutela da parte dell'ACEM, l'Associazione dei Costruttori Edili del Molise, che rinnova anche per il 2016 la convenzione propria del servizio telematico, una convenzione che consente agli associati di consultare ed usufruire gratuitamente della banca dati degli appalti delle gare pubblicate sull'intero territorio nazionale, che riguardano tutte le categorie di opere, sia generali che specializzate. Il tutto attraverso il sito dell'associazione www.acem.molise.it. Le imprese aderenti all'associazione hanno così la possibilità di entrare nell'area riservata ed accedere di conseguenza al servizio telematico e i relativi allegati per consultare anche quotidianamente le gare di appalto. Un servizio questo assolutamente importante perché aiuta attraverso l'informazione immediata il comparto a sopravvivere e, mettendo a disposizione una banca dati corretta ed efficace, favorisce, spingendole alla partecipazione, il futuro di tante aziende altrimenti votate alla sofferenza. La gravissima crisi che affligge la sanità pubblica con il rischio di chiusura di diversi reparti ospedalieri non ha ricevuto alcuna risposta dalla classe politica molisana. Medici, infermieri, ostetrici e il Comitato Veneziale oggi ad Isernia hanno chiesto di ricevere il documento relativo ai piani operativi sanitari portati al tavolo ministeriale. Ciò è indispensabile, l'invito al commissario ad acta Paolo Frattura, per conoscere la reale offerta sanitaria pubblica e privata convenzionata della Regione Molise con i tempi e le modalità di attuazione. E il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno sull'ospedale Vietri di Larino che impegna la Giunta regionale a far sì che il piano operativo 2015-2018 preveda la riconversione della struttura. Il provvedimento è stato approvato a maggioranza. Invece, in materia di proroga dei contratti a tempo determinato del personale sanitario in servizio, tutto è stato rinviato alla prossima seduta a Palazzo Moffa. In attesa dell'approvazione della legge
legge di stabilità attualmente in esame al Senato. Educazione e sicurezza stradale, lo sforzo dell'Automobile Club di Campobasso a 90 anni dalla sua fondazione. Per il 2016 sono in cantiere altre iniziative. Massimo Dalla Torre. Anfitrione della serata è il direttore Gadurano. Un anno pieno di soddisfazioni, però un anno intenso di lavoro. Sì, sicuramente sì, dove c'è soddisfazione c'è sempre un grande impegno, un impegno che non è mai personale, ma di veramente una grandissima squadra fatta di tante componenti, tante persone che collaborano, siamo una grande rete, questa è la nostra forza, il consiglio direttivo, il personale, le società collegate, le delegazioni presenti sul territorio, i centri di soccorso stradale, le agenzie della sala assicurazione, tutto il mondo dello sport automobilistico, tutti i partner con i quali svolgiamo tante iniziative sulla educazione e sulla sicurezza stradale, alle quali teniamo moltissimo, veramente tantissime iniziative che con la quale percorriamo tutto l'intero anno associativo, diciamo così, però un grande impegno, un grande sforzo, ma che ci sprona ad andare avanti per un impegno ancora maggiore per l'anno successivo. Ecco, un anno intenso. Eppure c'è stato qualcuno che ha cercato di minare le basi. Beh, sicuramente sì, la Formula 1 ha rischiato veramente di sparire dall'Italia, da sparire dal Monza, e sarebbe stato un grave danno per lo sport automobilistico, ma un grave danno per l'Italia, per l'economia italiana, per il turismo italiano. Beh, l'ACI è la federazione sportiva, non poteva rinunciare a questo ruolo, gli è stato decretato anche dal presidente Malagò, dal presidente del CONI Malagò, che ha detto esattamente anche alla presidenza del Consiglio dei Ministri: diamo il ruolo all'ACI, perché è solo l'ACI che può gestire questa importante trattativa con Ecclestone per la salvaguardia del Gran Premio di Formula 1 in Italia. Ci siamo riusciti, l'ACI ci è riuscito decidendo un cospicuo finanziamento, cofinanziamento del Gran Premio, con tutte le risorse che l'ACI metterà in campo per far sì che, appunto, almeno per i prossimi 7 anni, l'Italia non debba rinunciare al Gran Premio di Monza. Sul ripristino della viabilità nella galleria di Belmonte del Sannio sono attese entro la fine dell'anno le risorse finanziarie previste nella riprogrammazione dei fondi europei. L'ultimo passaggio previsto, fa sapere l'assessore ai trasporti Pierpaolo Nagni, è quello ministeriale. La galleria che collega il Molise all'Abruzzo potrà poi passare alla provincia di Isernia, titolare del tratto viario. Nagni ricorda comunque agli amministratori al Palazzo di Via Berta che la provincia potrebbe utilizzare forme di urgenza o somma urgenza, anticipando i costi che l'ente regione rimborserà in un secondo momento. E il Consiglio Comunale di Campobasso ha approvato all'unanimità una mozione del gruppo di coalizione civica sul miglioramento della situazione stradale di via Garibaldi. Il gruppo ha impegnato il sindaco Antonio Battista a migliorare la segnaletica orizzontale e verticale, la pubblica illuminazione, e a eseguire interventi per aumentare il numero degli attraversamenti pedonali. Siamo soddisfatti, l'opinione di Pilone e Cancellario, del voto unanime. Via Garibaldi è una zona strategica della città e snodo su diverse direttrici viarie. Concerto di beneficenza questa sera al Teatro Savoia, la musica all'opera, organizzato dall'Associazione Talenti e Artisti Molisani. È lo stesso Michele Falcione, presidente dell'Associazione Talenti e Artisti Molisani, a presentare l'evento di questa sera al Teatro Savoia di Campobasso, dove sarà possibile ascoltare il concerto La Musica all'Opera. Questa sera al Teatro Savoia alle 21 ci sarà questo evento che l'associazione che mi viene di rappresentare, Talenti e Artisti Molisani, ha voluto organizzare di concerto con la Fondazione Ricerca e Cura Giovanni Paolo II. Sarà un concerto molto particolare, siamo riusciti ad unire due orchestre, quella del Conservatorio Perosi di Campobasso e quella Jubilate, con i due direttori d'orchestra, il maestro Sergio Monterisi e il maestro Antonio Colasurdo. È un concerto a cui teniamo particolarmente, perché il fine è benefico, l'intero incasso sarà appunto devoluto alla fondazione, ma quello che ci tiene anche l'associazione a sottolineare è il fatto che ci sono tanti artisti, tanti talenti in Molise, e questi sono gli eventi in cui vengono valorizzate queste persone che duramente durante l'anno lavorano, ognuno nel rispettivo campo.
Come dicevo prima, sono tantissimi ragazzi che nel mondo della musica, della moda, dello sport, della cultura, dello spettacolo ci sono in questa regione, ma purtroppo vengono dimenticati. Diciamo che noi cerchiamo nel nostro piccolo di valorizzarli, cerchiamo di tra virgolette dare un senso al loro lavoro, ma soprattutto cerchiamo in qualche modo di valorizzare quello che loro fanno. La cosa che tengo a sottolineare, la nostra è un'associazione composta esclusivamente da tutti artisti, professionisti e non esclusivamente molisani. E quando abbiamo avuto questa idea è stato, diciamo, l'unico paletto nel nostro statuto quello di essere appunto molisani di nascita al 100%. Sempre per quanto riguarda i concerti, si è svolto a Castrovignano il concerto di Natale nella chiesa madre del paese. Il coro della scuola elementare e media è stato diretto dal maestro Giuseppe Natarelli. Anche quest'anno sarà Natale nel borgo a San Martino in Pensilis. Sarà possibile visitare i presepi dalle ore 18 alle 20 nei giorni del 26 e 27 dicembre e ancora dal 2 al 6 di gennaio. Il giorno 5 invece arriveranno i Re Magi sui carri di San Leo per il canto della Pasquetta. E arriva Babbo Natale domani pomeriggio in Piazza Duomo a Termoli, animazione e sorprese per i più piccoli e dalle ore 19 zuppa di farro per i più grandi. La giornata di festa è promossa dall'Associazione Culturale Termoli Medievale. Scadrà il 31 dicembre l'invio degli elaborati della seconda edizione del Premio Letterario Nazionale Creuza De Ma, dedicato a Fabrizio De André. L'iniziativa, nata a Pietracatella, si rivolge agli studenti e a tutti coloro che scrivono poesie e racconti. Il tema scelto quest'anno per la seconda edizione del Premio Letterario Nazionale Creuza De Ma, dedicato a Fabrizio De André, è quello delle migrazioni e si rivolge a quanti, giovani e non giovani, praticano l'arte della poesia e del racconto. La scadenza per l'invio degli elaborati è prevista per il 31 dicembre, mentre la premiazione avverrà entro aprile del prossimo anno. Questo premio è nato a Pietracatella, quindi una piccola realtà, da un gruppo di amici che hanno sempre amato De André, e piano piano ha preso piede. Siamo arrivati alla seconda edizione, coinvolgendo associazioni, enti, le istituzioni scolastiche, quindi siamo riusciti a portare De André nelle istituzioni, in qualche modo, e nelle scuole. Il premio è regolamentato da un bando che si può trovare online o tramite una pagina Facebook, potrei dire il sito da cui scaricare, www.premioletterariodeandre.wordpress.com, e questo bando scadrà il 31 dicembre prossimo. Dopodiché ci sarà una premiazione intorno ad aprile, dobbiamo stabilire la data concordandola con i giurati. La prima edizione è andata molto bene, la premiazione c'è stata nel giugno del 2014, sono arrivati più di 80 elaborati, quindi un buon esito per essere una prima edizione, e tra i premianti c'era Dori Ghezzi, la moglie di De André, che è stata proprio l'ospite d'onore della giornata di premiazione. Hanno aderito sia alunni, perché c'è una sezione scuole superiori, e sia molti della sezione adulti, quindi l'esito è stato buono ma anche ben bilanciato. E noi speriamo che vada bene perlomeno allo stesso modo, insomma. Finora stanno arrivando gli elaborati, però c'è ancora un po' di tempo, quindi aspettiamo di arrivare a un numero congruo, perlomeno quello dell'anno scorso, giù di lì, insomma. Quest'anno il tema sono le migrazioni, diamo un tema per ogni anno, mentre l'anno scorso erano gli emarginati, quindi comunque dei temi che fanno parte della poetica di Fabrizio De André. E non c'è limite, c'è la sezione studenti, che è dedicata, come dicevo, agli studenti delle secondarie, e poi c'è la sezione adulti senza limite d'età, e c'è una sezione poesia e una sezione narrativa, quindi si può scegliere, si può partecipare anche ad entrambe le sezioni.
Fino a giovedì 24 l'associazione Malati Orfani Uniti si presenterà con i suoi alberelli di cioccolato per il pieno sostegno dei pazienti affetti da malattie rare genetiche. La raccolta fondi si svolgerà all'ospedale Sant'Imodio di Termoli e a Trivento. I volontari dell'associazione annunciano la propria presenza sul territorio per far sì che i malati rari possano sentirsi meno soli, compresi ed aiutati. A Civitella Alfedena, piccolo centro montano in provincia di Chieti, ha aperto la 17ª edizione del presepe al borgo. L'evento del caratteristico presepe in cartapesta continuerà con l'apertura giornaliera fino al 6 gennaio, proiettando il visitatore nella quotidianità rurale di un tempo dei piccoli borghi di montagna. Siamo adesso alle previsioni del tempo. Alta pressione e bel tempo oggi sul Molise, dalla sera cielo stellato. Le temperature odierne sono comprese tra la minima di 6 gradi a Campobasso e la massima di 14 a Termoli. Ventilazione sud-occidentale, calmo il mare Adriatico. Ancora bel tempo e nubi assenti nella mattinata di domani sulla regione. Valori climatici stazionari, venti deboli variabili. Una scommessa sportiva vinta per l'Isernia Calcio in questo 2015 che si avvia a chiudersi. Il club ha risaldato il legame con la città e i suoi tifosi. Il tecnico Pierluigi De Bellis. Ero certo della qualità dei miei giocatori e oggi l'hanno dimostrato di non essere secondi a nessuno, perché ad oggi in casa nostra abbiamo sempre dimostrato di essere un'ottima squadra, avere ottimi giocatori, e lo è stato anche oggi. Abbiamo usato qualcosa in più e se il campo fosse stato in una condizione migliore, benché qualche giocatore avversario qualche giorno fa si è lamentato che non sarebbero potuti esprimersi, io gli dico sei stato fortunato, perché oggi se il campo era migliore oggi avreste perso. È stato un 2015 che di meglio non potevamo chiedere, insomma abbiamo con grossi sacrifici stravinto l'anno scorso il campionato d'eccellenza e quest'anno in Serie D la scommessa era più che altro dimostrare che con testa, con lavoro si riesce anche senza spese folli e senza eccessivi insomma, progetti e programmi. Insomma, siamo una squadra abbastanza unica, questo non significa che non abbiamo giocatori di qualità. L'umiltà sta nel rispettare gli avversari, ma credere nelle nostre forze. Noi ci abbiamo creduto e ci stiamo credendo dall'inizio del campionato dell'eccellenza, perché bene o male siamo sempre gli stessi. Stiamo andando bene, stiamo ricostituendo un legame forte con la città che si era perso forse proprio per le ambizioni poco chiare e molto evanescenti dei precedenti predecessori della società di Isernia. Il rammarico, almeno io personalmente che sono di Isernia, ma come insomma la squadra tutta, è stata proprio quella di non aver regalato quest'altra gioia alla nostra tifoseria, alla quale però non può rimproverare nulla i nostri giocatori, perché hanno dato l'anima dal primo all'ultimo minuto, ma non solo Campobasso, tutte le partite, insomma è sempre questo il motivo e ciò che caratterizza l'Isernia quest'anno. E proprio l'Isernia Calcio ha tesserato il centrocampista 26enne Francesco Giraldi, proveniente dal Picerno. Il calciatore ha iniziato la sua carriera nell'Hellas Verona in Serie B, dove è rimasto per due stagioni, e ha indossato anche le maglie di Nocerina e L'Aquila in Serie C, Progetto Calcio Sant'Elia, Savoia, Agropoli e Fidelis Andria in D. Ed è Francesco Campanella, il nuovo difensore centrale dell'Olimpia Agnonese, classe 89, proviene dal Potenza, dove ha disputato la prima parte del torneo di Serie D. In precedenza ha vestito le casacche di Cavese, Marcianise e San Cesareo. Nel suo curriculum, quattro stagioni anche in C2 con la Versa Normanna, dove ha totalizzato 76 presenze.
Nel calcio a 5 regionale di C1 il Venafro stacca il Santa Croce del Sannio in vetta alla classifica. I venafrani si sono imposti senza problemi a Campomarino 9-2. I beneventani invece hanno impattato 2-2 contro il Bonefro. Mickey Mike da sola in terza piazza, in quarta posizione la Saracena. M. Gross e Santimoteo chiudono il girone regionale. Il pilota automobilistico molisano Fabio Emanuele, 5 volte campione italiano di slalom, si è concluso felicemente anche il 2015. I propositi futuri in questa intervista. Fabio Emanuele, una cinquina vincente, per la quinta volta campione italiano. Che effetto fa guardare gli altri dall'alto? Ma sicuramente un bel effetto. La cosa che mi inorgoglisce tantissimo è il fatto che è il Molise che guarda dall'alto tutto il resto dell'automobilismo italiano. Al di là dei miei 5 titoli italiani vinti, abbiamo anche i 4 titoli italiani della Campobasso Corse come scuderie, abbiamo i 20 anni consecutivi di campionato italiano slalom come Memorial Battistini, abbiamo un nostro responsabile molisano, che è il quale Saverio Ricciardi, che fa parte della commissione italiano slalom. Quindi possiamo dire che il piccolo Molise è grande nello sport dell'automobilismo. Ecco, prima non lo hai voluto svelare, prima hai detto mi dedicherò alla corsa campestre, ma una piccola anticipazione, ti vedremo ancora a bordo del tuo prototipo? Ma sicuramente sì, abbiamo qualche contatto per fare qualche gara dell'endurance a livello internazionale, come quest'anno ho avuto qualche piccolo sprazzo tipo la 24 ore di Zolder, l'altro anno alla 12 ore da Abu Dhabi. Quest'anno sono stato di nuovo contattato dal team Avalon Formula dei Bella Rosa, speriamo di poter intraprendere anche questo tipo di campionato, ma comunque non abbandonerò mai il mio primo amore, che è lo slalom. Quanto è difficile praticare lo sport automobilistico oggi che, diciamo, i prezzi sono enormemente lievitati? Ma sicuramente è molto molto difficile. La mia fortuna in questo momento è il fatto di aver conquistato questi titoli, mi danno una visibilità maggiore e quindi la possibilità di poter accedere poi a determinati sponsor e ad anche a premi che dà la federazione, e così poter andare avanti e portare questo Molise sempre nei primi posti. Certamente il dopo non è molto facile, speriamo che prima o poi riesca a venire fuori qualcosa di importante per poi proseguire a portare sempre alto il colore del Molise. Fabio, da gran campione che sei, un consiglio a chi guida, visto che purtroppo dobbiamo registrare tantissimi incidenti e tantissime giovani vite spezzate? Ma il primo consiglio è la sicurezza, quindi sicuramente le cinture di sicurezza sempre allacciate, rispettare i limiti. In particolar modo non mettersi mai alla guida con il tasso alcolico più alto, cercare di essere, ecco, sempre concentrati, e secondo me la cosa principale è avere buon senso, cercare di avere buon senso, perché a volte si fanno delle cose anche così involontariamente, però sbagliate, quindi avere molto buon senso specialmente sulla strada. Ottimo riscontro di risultato per la società ritmica Jad sulla pedana di Boiano. 15 ginnaste sono salite sul podio sia nelle gare individuali che a squadre. Tra i maggiori risultati conseguiti dal sodalizio molisano abruzzese nel campionato regionale allieve ricordiamo Martina Boncristiano, che si è riconfermata per il secondo anno consecutivo in vetta alla classifica molisana. Seconda Serena Cefaratti, sempre classe 2003, esordiente in agonistica. Siamo adesso in chiusura, la coppia Palmiero di Tommaso si è aggiudicata l'11ª tappa del torneo molisano di calcio Balilla a Campolieto, 12 le squadre che hanno preso parte alle gare. Il torneo itinerante è promosso dalla Trevisano Biliardi. Prossimo appuntamento domenica 27 a Petrella Tifernina. Bene, con questa notizia è veramente tutto. Noi abbiamo concluso il telegiornale, vi lasciamo alla nostra programmazione.